tutti da spyproject.com. Oggi vi parliamo di un problema che si sta diffondendo sulla rete, che riguarda appunto la connessione 4G, quella che comunemente utilizziamo sui dispositivi mobili e sugli smartphone. Problema che andrebbe a discapito della privacy e della vera funzionalità degli utenti. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vi invito caldamente a iscrivervi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati nel mondo delle tecnologie investigative e della sicurezza. Inoltre vi ricordo di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video della rete 4G. Difatti i ricercatori hanno trovato e riscontrato in questa connessione una falla che permetterebbe a un hacker o un esperto di tecnologia informatica di potersi introdurre nel canale di comunicazione dei nostri dispositivi mobili per potersi impossessare dei nostri dati e della nostra privacy. Tutto ciò in maniera molto semplice, semplicemente utilizzando un programma e un'antenna particolare che praticamente andrebbe a sostituire il canale vero e proprio della connessione utilizzata dal nostro dispositivo mobile per essere rimpiazzato da questa rete che permetterebbe l'accesso completo a tutti i dati che noi possediamo sul nostro smartphone o tablet. Questo è reso possibile da appunto questo errore riscontrato dagli universitari, che purtroppo non è risolvibile, quindi l'unica cosa che gli utenti possono fare è quella di tenere sempre aggiornato il dispositivo e magari attenzionare i dati e quello che si utilizza e che viene scambiato nella connessione 4G. Un altro consiglio che possiamo darvi è quello appunto di diffidare magari da pubblicità o spam ingannevoli per non essere appunto infettati da virus o magari venire a meno della vostra privacy, ecco. La soluzione più vicina è quella di aspettare la connessione 5G sulla quale questo bug dovrebbe essere risolto, quindi per il momento noi utenti siamo a rischio privacy, ecco, perché appunto gli hacker con questa sostituzione di linea potrebbero tranquillamente introdursi nel nostro dispositivo e quindi vedere le nostre chat WhatsApp, i social, Facebook, i messaggi, sentire le nostre chiamate e vedere addirittura dove siamo e con chi siamo.